Albano e Loredana Lecciso, l'amore è finito 15 anni fa. Albano e Loredana Lecciso, il nuovo capitolo della love story più chiacchierata degli ultimi mesi si tinge di giallo. Il cantante, in un'intervista esclusiva Oggi, ha rivelato che la loro relazione era morta ormai da tempo. Il rapporto tra i due si era pesantemente incrinato ai tempi della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Al ritorno dall'isola ha raccontato che a Risi avevo chiare le idee, l'incompatibilità e l'intempestività del suo lo lascio mi fecero capire che con Loredana non c'era più futuro e siamo andati dall'avvocato. Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia. Albano e Loredana Lecciso, amore finito 15 anni fa. Ora lo posso confessare, dei 18 anni trascorsi con lei, soltanto 3 sono stati felici, ha ammesso Albano a Oggi. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era consapevole anche lei, ne abbiamo parlato più volte. Per spiegare le continue smentite della loro crisi, il cantante tira in ballo il rispetto dei loro 2 figli, avevano il diritto di crescere con i genitori. Non volevo infliggergli le stesse sofferenze di Cristella e Romina quando la loro famiglia si è disfatta. Erano ancora bambine, non potevano capire. Ora, invece, Yasmine e Bido hanno 17 e 16 anni, meritano lo stesso rispetto di quando erano piccoli, ma è stato molto più facile spiegargli perché una coppia si può dividere. Loredana Lecciso e Albano, Romina non c'entra. Sull'ex moglie e partner artistica Romina Power, Carrisi è chiaro, una donna incontenibile, ma mi sono sempre sottratto alla richiesta di baci da parte del pubblico. Non ho mai detto nulla per alimentare il sogno di vederci riuniti anche nella vita. Per lei oggi prova il sollievo di una pace ritrovata, la gioia di vederla serena e di condividere il ruolo di nonni. E un affetto profondo. Ma nel suo DNA c'è l'inquietudine, l'orgoglio, la ricerca di radici da cui fugge, l'instabilità. Tutto questo è troppo per il mio cuore stanco. Mentre Lecciso riesce a infoltire la schiera degli evangelisti laici, fatta anche da amici che solidarizzano con lei e diffondono come Vangelo la certezza che Romina abbia distrutto una famiglia felice. Sia manipolatrice e furba, vada e venga da Cellino soltanto per farle dispetto e non si può disunire una coppia che era disunita molto prima della sua ricomparsa. Questo Loredana lo sa.